Buongiorno a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Perdonate la mia voce che ho nasale, ma ovviamente mi sono raffreddata perché arriva il freddo e io mi raffreddo. Vabbè, basta. E oggi uno scopriamo le creazioni con la colla a caldo che è da tantissimo tempo che non ne faccio. E questo video è in collaborazione con GT Creation, un ragazzo bravissimo. Io vi lascio come sempre il link giù nell'info box e qui dove c'è il pallino sulla destra. E questo scopriamo le creazioni in colla a caldo, è particolare perché è a tema, emoji. E quindi diciamo che, infatti, come potete vedere, per la maggior parte sono creazioni di colore giallo. E quindi niente, vediamo un po' queste creazioni. Non vedo l'ora di vedere come mi sono uscite, perché è da un po' che non faccio creazioni con la colla a caldo. Allora, iniziamo subito da questa qui, che è quella più grande. Che carina! Allora, questa è quella, praticamente ha una cosa che mi sono dimenticata di dirvi, che ho cercato di fare delle creazioni con le emoji che io praticamente utilizzo di più su WhatsApp. E quindi questa che è quella dell'angioletto, e poi l'ho fatto tipo come se fosse sfumata, in realtà è uscita tipo a 4 e l'effetto non mi dispiace per niente, quindi ho richiamato l'azzurro qui e il giallo qui, molto carina. Poi abbiamo le altre due grandi, che sono questa. Questa anche la uso praticamente sempre, specialmente la mattina quando ho sonno. E però come sfondo ho voluto utilizzare un rosa, in modo che diciamo spezzava un pochino con tutta quanta la faccina. Beh, poi dietro le devo sistemare, come sempre. Poi abbiamo questi stampi, fanno schifo, li devo lavare. Questa, che è quella con la colla a caldo rossa, che carina! E vabbè, poi dietro bianca perché così facevo una cosa compatta. Ed è quella che anche uso abbastanza perché mi dà l'effetto di dire, cioè, non ce la posso fare. E quindi niente, carina, anche questa. Poi ci mangio lo stampo. Vorrei ci fosse un'altra fotocamera per registrarvi anche il momento in cui lancio gli stampi. Poi abbiamo questa. Molto semplice, questo è così, con la colla a caldo color già dorata, questa la uso sempre. Poi abbiamo questa, ah, questa è la mia preferita, la faccio perplesso del dire ma che stai dicendo, che stai facendo, e ci ho voluto mettere l'arancio sotto, carinissima. Poi sempre mi sto riempiendo di brillantini, me l'ho dimenticata. Questa con la colla a caldo più, non è proprio bianca, non è proprio trasparente, ma è più giallognola. Carina, dà anche l'effetto tipo sole con la faccina. Bellissima. Poi abbiamo questa qua, è forse un mezzo disastro, no? Queste sono anche le altre emoji che uso particolarmente, sono le mani e quindi l'ok, il segno di tipo vittoria, però io lo utilizzo per dire evviva, una cosa del genere, e il pugno così per dire una cosa, quando sono d'accordo sto combinando il macello. Ok, ho provato anche a darci un po' di smalto e non mi dispiace per niente l'effetto, anche se lo smalto ancora non si è asciugato, quindi io lo metterei così. Ok. Poi abbiamo questa. Ah, la cacchietta. Non può mancare la cacchietta. Bellina. Molto carina. Poi questa che ride, che questa praticamente insieme. Dove sta? Insieme a questa. È quella che io utilizzo di più. Quindi passiamo dallo stato di risata continua allo stato perplesso. E appunto ho richiamato poi sì, non guardate le mie unghie, ho richiamato poi l'azzurro anche delle lacrime sui brillantini. Poi abbiamo questa rossa, bellissima, questa anche la uso sempre perché però è uscita un pochino male dai lati. Vabbè, devo sistemarla anche perché è sottilissima. Questa anche, cioè, l'urlo di Munch, bellissimo. Lo adoro. E per ultima, ah, questa col bacetto, questa anche la uso sempre. Credo che però sia al contrario. Perché al contrario questa faccina?
Il bacetto non sta di qua. Vabbè, mi è uscito al contrario. Ce l'ho proprio stampata al contrario, non me ne sono nemmeno accorta. Boh, vabbè. E vabbè, questa via. Perché la faccina al contrario. Quindi niente, queste qua sono le mie creazioni con la colla a caldo. Era da un po' di tempo che non le facevo, forse si nota. Però già mi sto un pochino, come si dice, esercitando con le sfumature. Tu girati che sei al contrario. E niente, quindi è solamente un fail. Meno male che per il resto è andata bene. E la mia preferita in assoluto è questa, ma mi piace anche molto questa. Fatemi sapere come sempre quella che vi è piaciuta di più sotto giù nei commenti. Se questo video vi è piaciuto, vi è tenuto perlomeno un po' di compagnia, mi raccomando, lasciatemi tanti like. Vi mando un grosso bacio e come sempre ci vediamo nel prossimo video. Ciao!